bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Abbiamo ospiti oggi in studio due, intanto diciamo, grandi musicisti, ma nel senso che Claudia Oddo è una soprano di fama internazionale italo-tedesca, ma è anche una cantautrice importante, e Giannino Amore, che è il direttore del corpo bandistico di Ispica, ma è anche un musicista che va anche oltre, come dire, queste funzioni, peraltro sulla spinta anche di una inclinazione poliedrica così varia, del tipo che insomma ci sono certe esperienze nella vita che vanno raccontate, e difatti spero che lo voglia fare. Claudia Oddo è già stata qui con noi alcuni mesi fa e adesso torna, e la ringraziamo per questo, in occasione di questa sua presenza nei luoghi del cuore, non so se si possa dire così, nella sua Sicilia, visto che ha radici siciliane ed ispicesi in particolare. È stata nei giorni scorsi a tenere due concerti a Ispica e a Modica, molto apprezzati, con grande successo, e però adesso è un'uscita, un nuovo CD, è così? Sì, è in uscita ad agosto, il 20 agosto uscirà il mio nuovo CD, che sono brani scritti da me. Ah, ecco, quindi ho fatto bene allora a dire proprio cantautrice, sì, a rimarcarlo anche in questo caso. Sì, vogliamo, sì, parlare di questo CD? Intanto il titolo del CD è Chameleon, è un CD che, diciamo, prodotto in fase di pandemia, mi ha lasciato il tempo la pandemia, insomma, nel lato positivo di questo è stato che ho avuto tempo per dedicarmi a scrivere musica, che è sempre molto impegnativo. E anche mi sono un po', diciamo, addentrata più nella composizione, e sono brani che ho scritto in 6 lingue, tra cui, insomma, anche, diciamo, canto anche in arabo un brano, però non lo parlo l'arabo, me lo sono fatta tradurre, poi ho imparato. Lingua che non parla Claudia Oddo. È l'unica lingua, no, ce ne sono parecchie che non parlo, però tra le 7... Ma sono anche parecchie quelle che parlo? Sì, mi sa che sono 7 più il dialetto siciliano, ecco. Però nel CD ce ne saranno 6 di lingue, quindi, però maggiormente in italiano. Cioè, Chameleon come camaleonte in inglese? Cioè, sì, esatto. Il titolo quindi è inglese? Cioè. Sì, c'è qualcuno che mi ha chiamato così e da lì mi è venuta questa idea, ma perché no chiamare l'album, che in effetti è perché un... Perché qualcuno l'ha chiamata così? Perché... mi vede molto, diciamo che mi trasformo, ecco, dalla cantante soprano alla scrittrice di musica. Compositrice è una parola grande, però ecco, sì, insomma, il maestro magari può giudicare meglio che è veramente un compositore. Io non ho studiato composizione, ma canto lirico, ma dirigo anche un coro, insomma, mi piace un po' non solo cantare. Peraltro tutta la formazione artistica di Claudia Oddo, lo so perché appunto ne abbiamo già parlato in occasione della precedente intervista, nasce all'insegna anche di questa ampiezza di performance, no? Dal canto al coro, no? Alla scenografia, mi pare che c'è questo nella formazione di Oddo, no? Sì, 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 diciamo, avevo cominciato come ballerina, danza, sì, sì, con la danza, sono cresciuta in teatro e poi, vabbè, l'opera lirica anche comprende la scenografia, comprende insomma tanti aspetti, l'aspetto attoriale, l'aspetto, c'è anche il coro, no, nelle opere, c'è l'orchestra, e quando faccio anche concerti, insomma, cerco anche di coinvolgere più elementi possibili quando è possibile, però a volte basta anche solo un elemento come... Allora, la genesi creativa, cioè dei brani inseriti in questo CD, mi pare che riconduca anche ad una fase ben precisa, come ha detto, cioè della pandemia, no? Che quindi avrà prodotto anche delle scelte, un approccio, una visione della vita, anche, cioè, un senso dell'esistenza che sicuramente raccontino anche questo. Però visto che c'è anche il tema dei rifugiati, c'è già l'attualità della guerra, cioè nella creazione di questo CD, dico, la guerra che abbiamo in corso in Europa, voglio dire. Sì, c'è un brano che ho dedicato ai rifugiati che vengono dai paesi arabi, e che, come sappiamo, anche arrivano qui in Sicilia, sbarcati, chi sopravvive. E che arrivano poi anche in Germania, quindi io, insomma, per compassione ho scritto questo brano, il testo originale è in tedesco, me lo sono fatto tradurre in arabo. E ho imparato a cantarlo, e ci tenevo tanto a dare anche spazio a questa gente che soffre tantissimo, che io partecipo in qualche maniera alla loro sofferenza, ma non mi sento a volte
non capace di poter aiutare, e quindi quello è un modo per esprimere questa mia compassione con loro. È un brano che ci sarà un suonatore oud, che è appunto lo strumento, diciamo, a corde, la chitarra che viene dall'Oriente, insomma, che richiama l'Oriente. Vediamo, insomma, se piacerà poi al pubblico. Poi c'è il tema dell'amore, cioè fortemente declinato anche in diversi brani, a parte l'amore per la Sicilia, che comunque sì. c'è nei due brani, insomma, forti, che scandiscono ulteriormente questo rapporto. Ora ne parleremo, ma c'è per esempio anche la chanson Bohème, no? Con, come dire, con la forte spinta elegiaca, no? Ispirata alla Carmen di Bizet. Bravissimo, sì. Allora, Chanson Bohème è un brano che, diciamo, parte da un accordo, con il quale inizia l'aria, la Chanson Bohème nella Carmen di Bizet, che io ho cantato e che diciamo che è un accordo che non mi entrava bene la melodia. E dopodiché, insomma, invece mi è venuta questa ispirazione, mi è venuta questa nuova composizione, che gli ho lasciato quel testo, l'ho scritto anche in francese, ed è, diciamo, una dichiarazione d'amore in maniera un po' drastica, proprio per te voglio rinascere, ecco, questo dice tutto. Sì, un po' il carattere di una Carmen molto... Sì, come dire, forte, sì, amare o morire, ecco. Poi, sempre sul tema dell'amore, c'è una citazione che non è soltanto una citazione, è anche una rivisitazione sicuramente originale in chiave creativa, che ci riconduce alla Violetta della Traviata di Verdi. Sì, questo è stato il primo brano del disco che devo dire già, l'avevo già, insomma, scritto con un compositore tedesco che è anche il produttore dell'album, Addio del passato. In quel periodo cantavo Traviata e il contenuto del testo, delle parole, si rifà al destino di Violetta. Però musicalmente non c'entra niente con Verdi, purtroppo. Però piace, questo l'ho già Compromesso. cantato in pubblico Sì. ed è piaciuto anche al pubblico che segue anche, insomma, la lirica. Oltre Verdi, Violetta, insomma, in qualche modo è il suo tema anche esistenziale, insomma, il dramma della Signora delle Camelie, no? Esatto. E Camelie, insomma, anche quella è stata un'idea di chiamare il CD, dargli quel titolo poi, perché è stato il primo brano, no? Però alla fine siamo arrivati a Chameleon, insomma. Ma il brano più lungo è L'inno al mare. L'inno al mare, ecco, questi sono due brani che non sono miei. Questo inno per il mare è di un compositore salentino, Enrico Tricarico, e quando ci siamo conosciuti, insomma, mi ha chiesto di cantare questo suo brano, l'abbiamo fatto dal vivo, e poi quando ho registrato il CD, insomma, gliel'ho chiesto cosa ne pensi se lo mettiamo anche nel mio CD, ed è bellissimo perché è anche comunque dedicato al mare e soprattutto al mare nostro. Ma per Claudia Oddo, che sappiamo poi nella sua vita poliedricamente appunto scenica tra teatro, musica, cioè canzoni, anche il cantautorato, è stata, non so, dalla Tosca a Madama Butterfly ad altre cose, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, così questo CD quale tappa segna dal punto di vista della maturazione artistica? Ma è una domanda abbastanza difficile questa da rispondere. Direi che, allora, io da quando avevo deciso di studiare canto, avrei avuto anche il desiderio di studiare composizione, però non ce l'avrei fatta perché comunque anche mi sono mantenuta agli studi lavorando. E ho dovuto scegliere o canto o composizione, quindi mi è sempre rimasto questo desiderio di scrivere musica. Ovviamente questo CD sono dei brani che spero che sia un inizio di una Claudia Oddo anche compositrice, ecco. L'ultimo brano del CD è una composizione per coro polifonico. Che poi il maestro ancora non sa, ma gli chiederò di eseguirlo, ci parlerà anche del suo coro. E diciamo che sì, sto imparando sempre di più, però facendo la cantante lirica, insomma,
insomma, ai livelli che ho cercato, sto cercando di farlo io, non mi ha lasciato più lo spazio perché scrivere musica ci vuole tanto tempo, soprattutto per me, ecco. Quei brani a cui facevo riferimento, che parlano della Sicilia, li vedremo in scena a ottobre con l'orchestra di Düsseldorf per questi appuntamenti, mi pare, a Palermo, Catania e Cireale, è così? Sì, bravissimo. E tra cui c'è il che io stesso, diciamo, intendo come l'inno alla Sicilia, perché con tutta la passione e l'amore che ci ho messo, e che Tu mia terra, che abbiamo eseguito anche a me, insieme al maestro Amore, in questi ultimi due concerti, e sarà eseguito anche con l'orchestra, diciamo, è l'orchestra statale di Düsseldorf, e che verremo qui a ottobre a eseguire questo, tra cui altre colonne sonore di film italiani. Ci sarà, mi daranno l'onore di eseguire anche questo inno per me alla Sicilia, che è Tu mia terra, ecco. Intanto, in questo tuffo qui in Sicilia, ecco, abbiamo parlato di questi concerti a Ispica Armonica, sì, con Giannino Amore. Ecco, dicevo io, Giannino Amore, appunto, è conosciuto in quanto direttore, ecco, del corpo bandistico Città di Ispica, ma Giannino Amore è certamente un musicista, è un direttore d'orchestra, è un compositore, ma è anche un ingegnere. Sì. Nel senso che la vita prevalente qual è? La vita prevalente dal punto di vista professionale non può che essere quella di ingegnere e di, contestualmente, anche di insegnante di matematica e fisica. Ma la mia più grande passione fin da piccolo è stata quella della musica, e quindi l'ho coltivata e dopo aver fatto il mio percorso di studio e poi professionale ho voluto approfondire conseguendo il diploma di clarinetto e di strumentazione per banda. Ma se a fronte di tanta passione e anche di talento per la musica, no, l'attività coesiste, no, con quell'altra che ha detto, ingegnere, docente di matematica e fisica, chissà, forse c'è un nesso intimo fra le due cose. Ma direi di sì, senz'altro. La musica, non fosse altro per la divisione della figurazione della scrittura, è squisitamente ed estremamente matematica. Dall'altra penso che l'una aiuti l'altra. Certe volte penso, se avessi fatto il musicista avrei questa sensibilità musicale. Penso che la mia sensibilità musicale mi avrà aiutato a fare meglio l'ingegnere e viceversa. L'approfondimento di studi matematici e anche tecnico-scientifici mi hanno aiutato anche a scomporre la musica e aumentato la mia sensibilità in questa disciplina. Peraltro, ingegnere viene da ingenium, no? Lo si può declinare etimologicamente in tanti modi, ma sì, in qualche modo ci sono anche delle corde che appunto ci guidano in questo, certo, senso. No? Certo. A Ispica, peraltro, c'è un'attività sicuramente di alta qualità, molto più della media dei centri, così, della stessa tipologia di Ispica. C'è anche forse una certa tradizione. Per esempio, mi pare che a Ispica, non so fino a quanto tempo fa, o forse ancora spesso, si sono tenute queste rassegne bandistiche sulla letteratura sacra della Settimana Santa in Sicilia. Della Settimana, no? Santa, sì, addirittura. Questa è stata istituita nel 2006 e l'abbiamo portata avanti per almeno un decennio, e voglio dire che siamo stati in Sicilia i capostipiti di questa tradizione, che è stata poi riproposta anche in tante altre zone, perché proprio dalle nostre parti e specialmente ad Ispica si è instaurato con una serie di compositori che partono dal Bellisario, che è l'autore della celeberrima marcia Elegia funebre Cristo alla colonna, che davvero viene seguita in tutta Italia. Da lì, diciamo, che è partita una scuola compositiva che è continuata con altri compositori fino a me, di uno stile di questo tipo di composizione assolutamente unico, e che si distacca da quella che è la tradizione elegiaca funebre del meridione e della Sicilia in generale. Interessante, quindi anche in futuro ci sarà questo tipo di, certo, attività? Certo, la riproporremo e la riprenderemo. Il Covid ha fatto danni
purtroppo anche dal punto di vista musicale. Beh, ma appunto come ci dice così evocativamente Claudio Oddo con il suo CD che nasce appunto dentro il Covid, e quindi siamo ormai nell'uscita dal Covid, si possono aprire senz'altro senza speranze ad una realtà ricostituita. Senza la collaborazione con Claudio Oddo, che abbiamo visto felicemente in questi due concerti a Ispica e a Modica, è recente? È recente ed è stata spontanea e immediata. Le dico come ci siamo conosciuti, che a parte un comune amico che ci ha presentato il Venerdì Santo, il giorno di Pasqua mi ha chiamato dicendomi: quando dico che sono un soprano a Ispica, mi dicono: devi conoscere Giannino Amore, ci possiamo conoscere? Ben volentieri. Ci siamo visti il giorno stesso, io mi sono seduto al pianoforte e mi crede, senza che neppure accennavo quale brano dovessi eseguire, ci siamo trovati immediatamente con un feeling e un'isono e una comune passione, perché è vero che dirigo il corpo bandistico Città di Ispica, che la musica per banda costituisce per me un caposaldo fondamentale, ma il mio più grande amore è la lirica. Mio papà mi ha allevato, che anche lui era un musicista dilettante, no, no, non professionista, mi ha allevato a lirica e soprattutto Rossini. Soprattutto? Rossini, No. e lui era un rossiniano. E con Claudia ci siamo trovati immediatamente. Il sodalizio, ancorché breve, è stato di comune sensibilità, di comune passione. E voglio sottolineare che mi ha colpito la sua grande generosità, oltre che professionalità, che quella è indiscussa, ma una grande generosità anche nel volermi gratificare, lei professionista di livello, di farsi accompagnare da me, non professionista della musica, e di gratificarmi del suo apprezzamento. Bene, è stato allora intanto un Venerdì Santo, come dire, è nato il casus belli, no, di questo vostro incontro, quindi comunque c'è sempre la complicità o della musica sacra oppure non lo so, cioè, intanto a Ispica tutto è avvenuto perché insomma le radici sono là e quindi, però per esempio la musica sacra era un tema importante anche nel concerto di Ispica e di Modica, no? Vi siete ritrovati perfettamente. Certo, ci siamo ritrovati, e la bellezza anche della sua voce è di potersi adattare in maniera sublime sia al repertorio sacro che al repertorio lirico. Vedendovi all'opera, l'impressione era come di un sodalizio artistico di collaudatissima esperienza e di pluridecennale storia. Sì, e di questo la ringrazio. E abbiamo avuto anche noi modo di commentarlo anche su un bis che non avevamo mai provato e che ci siamo trovati all'unisono. Questo grazie alla sua grandissima professionalità. Bene, ora torneremo così ci sono molti spunti anche in quello che ha detto che dobbiamo assolutamente riprendere, ma allora torniamo a Claudia. Abbiamo già parlato così di alcune tappe importanti, dicevamo un po' in autunno anche questo ritorno in Sicilia. Non sono troppo frequenti questi ritorni in Sicilia, c'è una tentazione che cresce, no? Sì, io colgo qualsiasi occasione per tornare in Sicilia, quindi, però devo dire che grazie al premio Ragusani nel mondo che mi è stato conferito l'anno scorso, che già l'avevamo insomma accennato nella scorsa intervista, diciamo c'è più attenzione nei miei confronti, che io colgo con grande piacere, e poi si vede che questo è il momento, ecco. Diciamo che l'orchestra tedesca di Düsseldorf, che è gemellata con la città di Palermo, cercavano una cantante, diciamo che fosse qui siciliana, e poi l'hanno trovata a Düsseldorf, quindi, e si vede che questo è così, quindi dobbiamo. Eh sì, io sono molto felice perché proprio anche con l'uscita del CD che sto dedicando due brani proprio alla Sicilia, no? Uno l'abbiamo già menzionato che questo Tu mia terra, però ce n'è un altro, quindi ed è il momento giusto che io sia anche più presente in Sicilia qui come cantante, soprano, cantautrice. Ma ciò che Claudio Oddo ha prodotto, cioè,
sulla Sicilia, no? Questi brani, ma anche tutte le varie produzioni artistiche che hanno questo pensiero, anche questa empatia, si devono esclusivamente alle proprie radici biografiche e familiari, oppure chissà, magari osservando la Sicilia comunque dal punto dell'Europa in cui vive Claudio Oddo, chissà, magari una fonte di ispirazione sarebbe capitata lo stesso, perché a volte ci sono luoghi del mondo che possono colpire al di là di dove si sia nati, no? Sì, diciamo che conoscere la Sicilia e conoscere soprattutto la provincia di Ragusa, che io credo sia tra le più belle insomma, province della Sicilia, la fortuna è di essere stata qui da bimba e da adolescente ogni estate, quindi questo mi ha dato modo ovviamente di apprezzare tutte le bellezze e anche di apprezzare la gente, e devo dire, quindi se uno viene e conosce la Sicilia anche si può talmente innamorare che è una fonte di ispirazione. Io per esempio tutte le i testi che ho scritto sono poesie e la maggioranza sono state scritte qui in Sicilia in vacanza, che poi ho ricavato e ne ho scritte anche di nuove, e devo dire che è così, c'è la Sicilia con la sua bellezza, con la sua bella gente, e di questo noi tutti ne possiamo andare fieri, perché questo lo voglio dire, perché c'è qualcuno che ha detto noi siamo fieri di te, l'hanno detto ad Ispica dopo il concerto, l'hanno detto comunque anche a Modica e l'anno scorso a Ragusa, ma sono io che sono, se posso dire questa parola fiera, che è una parola grande, perché l'apprezzamento non sta a me, ma sta a chi mi ascolta. Io qui incontro tante persone bellissime di alto spessore culturale, che ci metto anche dentro. Io non c'entro. Sì, però il tuo modo di esprimerti, di concepire, insomma, tutti gli argomenti che abbiamo toccato ad oggi, con quel poco che ci siamo conosciuti, insomma, devo dire che anche tu fai parte di questa gente così, che io mi trovo a mio agio, ecco. Io qua ho il compito di ascoltare, se mai dovessi riuscire, come dire, a suscitare ovviamente qualche frammento, un po' di testimonianza importante, come state facendo da parte vostra. Allora, a Claudia Oddo conviene quindi tornare in provincia di Ragusa o in Sicilia, perché qui trova anche un'ispirazione importante, sì, a parte il fatto, sì, che lo faccia perché le fa piacere, quindi sì, questo è importante, lo si vede anche appunto nei temi che ricorrono anche nella, sì, produzione artistica. Sì. La canzone lirica oggi in quale posto della sensibilità umana, della coscienza, della cultura, dell'attenzione generale, cioè, si trova? Vive un buon momento oppure no? Io credo di sì. Sì, io credo che c'è un cosiddetto revival dell'opera. Possiamo anche ringraziare i paesi dell'Asia, che lì c'è un'attenzione verso la lirica proprio da parte dei giovani. E poi vedo che, insomma, seguendo anche un po' i social media, devo dire che l'attenzione verso la lirica, proprio verso l'opera, sta di nuovo avendo un revival. Questo sì, per mia osservazione posso dire questo. Cioè, la pandemia, non so, forse anche ha fatto ripensare anche al pubblico il valore di questo patrimonio che noi abbiamo. Ovviamente la canzone lirica ha bisogno di essere ascoltata dal vivo, poi per carità ci sono tanti momenti della vita quotidiana in cui ciò non è possibile, però, come dire, un vero cultore ovviamente si appronta in qualche modo i mezzi, no, di fruizione, però non si può prescindere ovviamente, cioè, dall'evento, no, che si svolge nello stesso momento con l'interazione del pubblico, no? Questa è una grande tradizione, sì, anche italiana, sì, che si fa abbastanza per sostenerla, alimentarla, oppure in qualche modo ci siamo distratti anche sulla percezione anche della facile comunicazione con cui possono viaggiare molti contenuti anche musicali, e quindi alla fine sembra che si abbia sempre tutto, ma poi, come dire, le cose vere hanno bisogno anche di altri momenti per potersi proporre e andare all'animo umano. Potrebbero fare di più, si potrebbe fare di più a partire dalle istituzioni, chiaramente. Noi abbiamo l'orgoglio che l'opera è nata in Italia, il melodramma è nato in Italia, con Metastasio, con la Camerata dei Bardi a Firenze e così via. Questo orgoglio a volte mi sembra che non sia percepito dalle istituzioni
nella giusta, con il giusto peso. Abbiamo avuto, secondo me, la fortuna che grandissimi divulgatori quali Pavarotti nell'ambito del professionismo e ora Bocelli certamente hanno fatto in modo che alcune romanze siano state apprezzate, siano state conosciute, e questo penso che dal punto di vista divulgativo abbia fatto tanto per avvicinare i giovani, per avvicinare il grande pubblico, diciamo, all'opera. Ma a livello di istituzioni, a livello scolastico, deve, secondo me, si dovrebbe e si potrebbe fare di più. Intanto sappiamo che nella vasta geografia del mondo, che spesso è inestricabile, poi c'è una piccola città di meno di 20.000 abitanti che ispirano, che però, già dicevamo poc'anzi, ha una grande tradizione, ha espresso più o meno direttamente, anche se Claudia è nata in Germania, mi pare, no, cioè comunque degli artisti importanti, due oggi li abbiamo qui, ma due già sono delle massime espressioni, e poi c'è anche, poc'anzi lei citava, c'è Giuseppe Bellisario, no? Che non è ispicese, era di Licata, però a Ispica insegnò, fu il direttore, cioè, della scuola municipale musicale, sì, di Ispica, sì. Incontrò Mascagni a Noto, cioè, diresse un concerto dinanzi a lui, no? Cioè, e poi peraltro ci ha donato anche queste straordinarie performance, tipo lei ha citato giustamente il pezzo classico, sì, no? Colonna sonora di grandi film, qua abbiamo avuto L'Uomo delle Stelle, Tornatore, l'ha scelto, no? Come colonna sonora. Peraltro non so se sia vero, però mi pare che Bellisario negò a Piero Germi, no? Per Germi, divorzio all'italiana nel 61, perché ovviamente non era un film all'altezza, giustamente. Sì. Ma poi mi pare, ecco, lei che ha anche una grande storia musicale da questo punto di vista, che abbia molto influenzato con questo pezzo straordinario, cioè del Cristo flagellato, anche tanti musicisti successivi, sì, come, sì, Rota, Rustichelli, ma lo stesso Morricone, sì, per cui le colonne sonore, non so, del Padrino, del Giorno della Civetta, della Baronessa di Carini, oppure altri film, insomma, hanno esattamente quel motivo di fondo che ispira. Certamente, certamente è stato un caposcuola, dice benissimo, perché tanta produzione è stata influenzata dal Bellisario, è stata influenzata particolarmente da questo pezzo, che è diventato di fama globale, diciamo, quantomeno in Italia, ma che ha prodotto pure tanto altro, perché questi grandi autori che lei ha citato non si sono fermati alla conoscenza soltanto di quel brano, ma di tutta la produzione del Bellisario, che, mi crede, è di altissimo livello, ed è stato un caposcuola in questo senso, per non parlare del fatto che relativamente alle elegie funebri, alla produzione di musica sacra, da lì è nato poi un filone che hanno seguito parecchi autori nostrani. Peraltro Bellisario, insomma, lo possiamo anche ritenere un suo predecessore, no? Così, sì, per definizione, sì, svolta Ispica. Poi era anche un pianista, un compositore, mi pare che si sia cimentato soprattutto nella musica d'opera dell'Ottocento con Verdi, Rossini, esatto. Questo Donizetti. Era nel suo periodo, lui ha diretto il corpo bandistico Città di Ispica dal 1928 al 1964. Certo. La funzione allora della banda era quella della veicolazione della musica colta al popolo, nelle piazze, certo. Quindi non si faceva altro che riproporre brani d'opera, fantasie di brani d'opera, dove il solista, la Claudia Oddo, era il flicorno sopranino, il tenore era il flicorno tenore, e così via. La grandezza di Bellisario è stata non solo nell'andare a riproporre questo repertorio, oltre che come compositore, ma a riproporre questo repertorio elaborando lui le strumentazioni. Abbiamo un archivio storico fatto di oltre 130 partiture, di cui parecchie manoscritte dal Bellisario, di cui sì e no il 50% sono acquistate, gli altri erano elaborati dal maestro Bellisario, ed è un lavoro davvero immane, perché non c'era internet, perché non c'erano, cioè ascoltava le opere o
acquisiva le partiture originali per orchestra e le trasponeva per banda in maniera mirabile, a volte con risultati eccezionali. Sì, e peraltro non è neanche giusto, ma capisco che poi accada, che, come dire, noi stiamo anche esaltando un po' il Cristo flagellato, che ha avuto tanto successo anche con quella sua nenia cullante e dolorosa, però Belisario è tanto alto. È tanto alto, quindi... esatto. Ma lei ha diretto pure questa nenia cullante e dolorosa del Cristo flagellato nel film di Buzanca, mi pare? Sì. Ah. Sì. Lo voleva nascondere però, sì, no. Si voleva sottrarre, insomma. Assolutamente no, anche abbiamo fatto una registrazione assieme con Lando Buzanga, che è stato ospite a ISPI, che abbiamo fatto una registrazione pure di Cristo alla colonna. Bene, allora Claudio Aoddo, e quel Venerdì Santo, insomma, è stato particolarmente fausto, no? Perché almeno io ho avuto la percezione di una veramente felice collaborazione musicale, no? Nei concerti, e quindi ora che appunto abbiamo cercato anche di inquadrare sostanzialmente le esperienze e le biografie, è veramente un sodalizio fortunato e vincente, no? Sì, io sì, vedo che questo è solo un inizio di collaborazione e abbiamo già in progetto diverse altre idee che adesso realizzeremo pian pianino. Anche il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, è rimasto molto contento, e credo anche tutte le persone che siano venute, così abbiamo ascoltato dagli applausi, e quindi io sono contenta che questa persona che poi ci ha fatto conoscere, che è il dottor Carmelo Zocco, ha avuto un buon pensiero. Quindi io sono molto felice perché mi sento molto serena, insomma, in questi due concerti mi sono sentita proprio come se avessimo fatto già musica da tempo, che questo è molto difficile, no? Sì, incontrare delle persone che hanno lo stesso modo di sentire la musica e di interpretare, perché poi non ho dovuto spiegare niente, cioè non ci sono neanche dovuti guardare. Cioè, stiamo guardando adesso di più, ma non mentre facciamo lei tu eri presente, quindi sì, diciamo che sì, quel feeling musicale, no? Il gusto musicale è, credo che sia abbastanza simile, forse perché siamo anche due spicesi, chi lo sa? Non lo sappiamo, comunque abbiamo una cultura. Ci sarà un genius loci che appunto incrocia le vostre vite in nome della musica, no? Sicuramente, perché non abbiamo dovuto, quando la prima volta che ci siamo incontrati poi nel suo studio, dove abbiamo, insomma, mi ha detto: dai, fammi sentire, però adesso devi fare sentire la tua voce. Io ero sorpresa perché lui suonava tutto a memoria. Siamo andati da Violetta alla canzone napoletana, insomma, non so altro cosa abbiamo fatto, non mi ricordo più, e abbiamo visto che... Sì, gli ho detto: ma tu suoni tutto a memoria? Dice: no, io le cose che mi piacciono. Cioè, il suo ingenium, no? Dico: ma quando mai? Sì, bellissimo, quindi già da lì ci siamo capiti. Sì. Abbiamo parlato del premio Ragusani nel mondo. Claudio Aoddo, ovviamente, l'abbiamo detto, è una soprano di livello internazionale, ancor prima che venisse premiata da Ragusani nel mondo, però certamente questo premio forse è servito anche a farla conoscere anche alle fasce più popolari, almeno di questo pezzo di Sicilia. Ha questa percezione? Sì, diciamo che c'è più attenzione, ecco, in questo... E anche io, diciamo, non mi nascondo più così tanto, perché venivo solo in Sicilia veramente a trascorrere le mie vacanze, e adesso vengo anche a cantare in Sicilia, che mi va anche molto bene. Bene, allora siamo in conclusione, grazie veramente anche per la ricchezza e la bellezza delle vostre testimonianze, il tema appunto era questo. Se volete però offrire così a chi ci segue un pensiero conclusivo, proprio nello spirito anche del contenuto della nostra conversazione, mi piacerebbe ascoltare senza fare una domanda, almeno per una volta. Cosa viene in mente a Giannino Amore? Viene in mente forse quello che mi ha colpito di più di questa conversazione, è aver voluto sottolineare, e voglio sottolinearlo ancora una volta, quindi non sto dicendo magari nulla di originale, sul fatto di stimolare le nostre istituzioni ad incentivare ancora di più la musica colta, la musica lirica, e sempre viva la musica. Bene, grazie Claudia.
Io ovviamente la vedo come il maestro amore. Quello che posso fare è aiutare con la mia voce, con la mia musicalità, la mia presenza, a far crescere la passione per la lirica anche in Sicilia. La Sicilia che rapporto ha con la lirica? Io dico che ci sono delle profonde radici con la lirica, come già ha illustrato il maestro Amore, anche tu hai illustrato, e io credo che possiamo aiutare un po' a far crescere questo interesse ancora di più anche tra i giovani, perché ci sono grazie a questi corpi bandistici che ci sono in Sicilia e soprattutto nelle nostre zone, ad Ispica, grazie al maestro Amore con la sua attenzione. Insomma, qui abbiamo ad Ispica, mi hai detto tu, più di 80 diplomati in musica, abbiamo bimbi che all'età di 4-5 anni leggono già la musica prima di leggere. Imparare a leggere e scrivere. Quindi questo per me, questo è il mio orgoglio, di poter dire questo. Cioè, abbiamo questa predisposizione culturale, dico, abbiamo come Sicilia, come comunità siciliana, a parte dico, le vicende della storia, no? A parte i grandi artisti che così nel tempo si sono prodotti, non so, ovviamente abbiamo il catanese Bellini, ma poi spesso la Sicilia ha attratto, poc'anzi citavamo noi il toscano Mascagni a proposito così della sua presenza prolungata anche in Sicilia quando incontrò Bellisario, ma non so, Wagner ha composto a Palermo la fine del Parsifal, no? Cioè, mi rimane un fatto della storia questo. Quindi c'è forse qualcosa che ispira, che aiuta in qualche modo? Sì, io credo che la bellezza della terra e della gente, qui c'è tanta bella gente e questo il mondo lo deve sapere, per questo posso essere utile come ragusana nel mondo forse, a portare questo messaggio in... Bene, allora Claudia Oddo, ragusana nel mondo, sempre investita in una missione perenne in cui possa essere se stessa con la bellezza dell'esperienza e del talento artistico di cui è portatrice, e così magari assolve a questa missione a cui Ragusani nel mondo l'anno scorso l'ha delegata. Bene, grazie a Giannino Amore, grazie a Claudia Oddo, grazie a quanti ci hanno seguito, e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.